Sono il dottor Chessa Massimo, mi occupo di cardiopatie congenite, cardiopatie congenite che sono un problema che interessa dall'età fetale e accompagna per tutta la vita la persona che ne è affetta. Lavoro all'interno del Policlinico San Donato, che appunto si occupa di queste problematiche, dove esiste sia la possibilità di trattare questi pazienti dall'età fetale sia nell'età pediatrica e adulta. Parliamo di coartazione dell'aorta, una delle cardiopatie più importanti, che ha una incidenza all'interno di tutte le cardiopatie variabilmente descritta tra il 5 e l'8%, con una maggiore incidenza nei soggetti di sesso femminile con un rapporto di 3 a 1. La coartazione aortica è una cardiopatia che può manifestarsi in modi diversi nei diversi periodi della vita. Ci può essere una diagnosi alla nascita con manifestazioni cliniche molto importanti. Il neonato può arrivare in pronto soccorso nelle prime settimane di vita per uno scompenso cardiocircolatorio legato all'incapacità del cuore di adattarsi in modo sufficiente ad un restringimento del vaso chiamato appunto aorta nella parte da cui si origina il dotto arterioso, e questa incapacità di adeguarsi a questa zona di restringimento può avere degli effetti clinici molto importanti. In altre situazioni, invece, questa zona di restringimento dell'aorta non è talmente importante da determinare un quadro clinico immediato, ma permette al cuore, al ventricolo sinistro in particolar modo, di adattarsi e quindi il bambino cresce e la diagnosi può essere fatta più tardivamente. Molto spesso il sospetto diagnostico nasce o perché durante una visita pediatrica il medico non trova i polsi femorali, cioè non sente pulsare le arterie femorali all'inguine, e questo è un segno molto ben valutabile da qualunque medico, è molto importante perché può essere una fonte di sospetto molto significativa. Oppure la diagnosi può essere posta in età più avanzata per la comparsa di ipertensione arteriosa. Si va dal medico che misura anche per altri motivi la pressione arteriosa e si riscontra che questa è aumentata in modo significativo. Si fanno tutti gli accertamenti e si ritrova che l'unica causa è verosimilmente la coartazione dell'aorta. Coartazione che, come ho detto, è di fatto un restringimento di questo tubo che è l'aorta, di questo vaso che porta il sangue in tutto il corpo, nella zona che viene tecnicamente definita dell'istmo aortico, e cioè quella zona che generalmente dà origine al dotto arterioso, cioè questo piccolo vaso che mette in comunicazione l'aorta con l'arteria polmonare. Come fare per diagnosticarla una volta che il sospetto viene posto? Generalmente è sufficiente un ecocardiogramma che ci permette di visualizzare la parte ristretta e ancora meglio ci permette di valutare funzionalmente con il Doppler e con il color Doppler la presenza di questa zona di restringimento, nonché ci permette di valutare i diametri dell'aorta nella porzione a monte e a valle della parte ristretta. Qualora poi vi sia la necessità di una definizione anatomica ancora migliore, si può ricorrere o a un cateterismo cardiaco e quindi ad una valutazione angiografica, oppure si può eseguire una risonanza magnetica che ci permette anche una ricostruzione tridimensionale del vaso aortico e quindi una possibilità di valutare le opzioni terapeutiche in modo più accurato. Opzioni terapeutiche che possono essere sia chirurgiche sia percutanee, dove per percutaneo si intende il trattamento che può essere fatto utilizzando dei cateteri introdotti dai vasi dell'inguine, cioè dai vasi femorali. Dal punto di vista chirurgico esistono varie tecniche, come ad esempio il posizionamento di un patch che consiste, come potete vedere,
vedere nell'incisione che il chirurgo fa della zona ristretta è l'applicazione di un patch di tessuto che così va ad allargare questa porzione del vaso aortico. Altra possibilità è la seguente, in cui come vedete viene sezionato il dotto, viene asportato una porzione della zona a monte e a valle della parte ristretta del vaso e viene applicato un piccolo condotto che si interpone tra i due monconi del vaso aortico. O ancora, terza possibilità, che è anche quella più frequentemente utilizzata in età neonatale, in età pediatrica, è la tecnica termino-terminale, così definita perché dopo la sezione e l'asportazione di una porzione a monte a valle della zona ristretta viene eseguita una anastomosi diretta, cioè un ricongiungimento diretto dei due monconi a monte e a valle, ricreando così la giunzione completa del vaso. La tecnica percutanea può essere applicata anche in età pediatrica, è possibile infatti eseguire una angioplastica, cioè una dilatazione della zona ristretta con un palloncino anche in età neonatale. Tuttavia, laddove i chirurghi e la chirurgia sono presenti, in età neonatale è a mio giudizio più indicato il trattamento chirurgico poiché i risultati ottenuti sono sicuramente migliori. Dopo i 25-30 kg di peso è possibile invece approcciare il problema direttamente con una tecnica percutanea con un'interposizione di uno stent. Uno stent è una sorta di impalcatura metallica, cilindrica, che può essere o costituito da solo metallo o costituito da metallo ricoperto da un tessuto che viene posizionato, come vedete in questa ricostruzione tridimensionale, facendo passare una guida attraverso la zona ristretta, sulla guida un catetere, attraverso il catetere si libera uno stent che è chiuso e che viene aperto e dilatato con un pallone al suo interno, determinando così e raggiungendo il diametro che si è prefissati di raggiungere, diametro che non necessariamente deve essere simile a quello dell'aorta nella porzione soprastante o sottostante, che in alcuni casi può essere dilatata, e che tuttavia può accompagnare la crescita del bambino perché può essere ridilatato in un secondo momento. È possibile che sia dopo la chirurgia, sia dopo il trattamento percutaneo, la zona ristretta abbia un nuovo restringimento che si viene a creare e che si determina con la crescita del soggetto. Per tale motivo può essere necessaria una seconda procedura. Generalmente la seconda procedura in caso di ristenosi è una procedura percutanea, sia che vi sia stata un precedente approccio chirurgico, sia che vi sia stato un precedente approccio con un palloncino con uno stent. E come ho detto prima, qualora la ristenosi avvenga dopo che già lo stent è stato posizionato, si può procedere ad una seconda dilatazione o anche a una terza dilatazione dello stent sino a ottenere i risultati che ci si è prefissati, e cioè di permettere un buon flusso del sangue, per cui anche se il gradiente pressorio, cioè la differenza di pressione tra l'aorta nella sua porzione a monte e l'aorta nella sua porzione a valle della stenosi non è zero, è tale tuttavia da non pregiudicare la vita normale del soggetto. Si parla, per un accordo scientifico internazionale, di una ristenosi, di una ricoartazione, quando vi è un gradiente tra queste due porzioni dell'aorta uguale o superiore ai 25-30 mm di mercurio. Che cosa fare per monitorizzare in questi casi il buon risultato terapeutico? Generalmente, oltre ad una valutazione periodica con il proprio cardiologo curante, è necessario periodicamente controllare la pressione arteriosa, eseguire una prova da sforzo che ci permetta di valutare il profilo pressorio durante lo sforzo, che può essere normale ma può anche avere un comportamento anomalo con un aumento significativo
significativo della pressione oltre quello che dovrebbe essere per lo sforzo che si sta compiendo. Inoltre, se vi è stato il posizionamento di uno stent, può essere utile eseguire una TAC, cioè una tomografia computerizzata spiraliforme, in maniera tale che vi sia la visualizzazione dello stent e una ricostruzione tridimensionale del vaso.